Spettatori di BG Sports, bentornati per quelle che sono le ultime due partite di questa giornata di group stage, per quella che è l'ultima coppia che vi terrà compagnia per la serata, il sottoscritto Kenran in compagnia del buon Wokat. Ma tu ti sei accorto che non ci stanno facendo castare T1 dopo l'honor happening di questo MSI? Ce lo stanno impedendo. Qui iniziano ad esserci dei poteri forti che sai benissimo, essendo noi tutto sommato, seppur io un po' travesti in questo momento nelle veci di play by play, siamo color caster e quindi siamo comunque anche noi una lobby abbastanza forte da poter combattere i poteri forti. Ci opporremo, ce la faremo, a patto che permangano i T1 nella competizione, anche perché quel girone si sta facendo bello tosto, triplice 2-1 con Fnatic che si sono svegliati così incendiati, così presi a bene, diventa complesso il discorso. Si è svegliato anche un certo Gumayusi, ho sentito, pare di sì. Grande notizia per la tifoseria dei T1 tutta, ed è però per me la prima occasione di commentare una squadra che ha pervaso i miei pick'em, non le ostriche volanti, bensì gli RNG. Okay. Avevo grande fiducia per questi RNG, pensavo che farmassero stat line all'interno dei play-in, invece così non è stato. Percorso un pochino più in sordina di quello che mi aspettavo per il loro avvio, con quel 4-1 che ha concesso ai DRX il passaggio diretto ai gruppi. Concordo. Sono sempre gli RNG, campioni di MSI. In realtà penso che siano finalmente di nuovo gli RNG, perché effettivamente gli RNG che abbiamo visto lungo i play-in sono degli RNG che hanno preso questo mondiale un po' col passo lento. Sapevano che i play-in per loro fossero grossomodo una formalità, si portano a casa una sconfitta da parte dei DRX, che in apertura fa anche da grossa wake up call e obbliga i Royal a dover attraversare il loro primo grosso momento di pressione evolutiva, a comprendere meglio il meta, a comprendere meglio loro stessi, perché comunque hanno dovuto rielaborare, certo, alcuni piani di gioco, specialmente con il cambiamento sulla corsia superiore, esatto, da quell'MSI vinto. Esatto. E devo dire che questi Royal, vuoi l'apertura esplosiva ai danni di un primo seed coreano nei Gen G, secondo me in questo group stage possono fare ancora di più di quanto ci si aspettasse, e già ci si aspettava tanto. Assolutamente, non li ho assolutamente presi sotto gamba perché quarto seed, come dicevo, i volti di Gala e compagni compaiono in moltissime istanze dei miei pick, ho grandissimo rispetto per questa formazione e non è un caso che poi siano arrivati a castigare il primo seed del CK al debutto in group stage. Ma questi Flying Oysters, nuovo ciclo per la PCS, dopo un sacco di manifestazioni internazionali in cui abbiamo visto il logo celeberrimo del Paris Saint-Germain per il primo seed della PCS per anni, abbiamo un nuovo volto, abbiamo i Beyond, sempre secondo seed, che non sono sopravvissuti al play-in. Abbiamo i Flying Oysters al primo gradino del podio a rappresentare questa talentuosissima regione. Doveva essere un po' la regione a minare il trittico di supremazia coreana, cinese ed europea. C'è stato poi un buon filotto di manifestazioni per l'Enei. I canti per gli Oysters sembrano sono essere tutti lì per loro. Sono tutti lì per loro. Evidentemente il nome piace. Forse ci si è anche un po' stancati della supremazia degli RNG agli appuntamenti internazionali, gli si tifa un po' contro, come succede alle squadre che stravincono, diventano un po' i villains. Però sono molto curioso di vedere questa nuova formazione, questo nuovo ciclo per la PCS. Una delle parole chiave con cui ho commentato, in cui mi sono preparato alla PCS per questi Worlds, è ricostruzione. Ovviamente l'assenza del più celeberrimo roster a questa competizione lascia spazio alla ricostruzione. È una lega che si sta reinventando, una lega che sta, sì, cercando un rinnovo di talenti, riesce sempre a innestare qualche buon giocatore dalla Corea, ma sta anche sviluppando tantissimo talento locale. Quindi questo può essere veramente il mondiale di consacrazione per la regione. Lo devono però ottenere questo spot in un gruppo terribile, con RNG, con Gen G, con 100 Thieves abbordabili. Però questa è già una sfida in cui i CFO possono rivelarsi una grande squadra. 100 Thieves già messi in saccoccia, più che abbordabili, tra e tra l'altro in grande spolvero. Ma ti dirò, quando si parla di ricostruzione, quando si parla di regioni, stavo per dire non maggiori, ma in realtà bisogna dirlo, non asiatiche, maggiori, perché dobbiamo restringere un attimino. Per quanto riguarda le Big Four, solo due iniziano a sollevare la coppa negli ultimi dieci anni. Sì, insomma, avete
avete capito il concetto, no? Quando si parla di regioni diverse da LCK e del PL, difficilmente si arriva qui con la pretesa di voler sollevare la coppa. Si arriva qui con la pretesa di voler dare la miglior performance possibile. E questi Flying Oyster, dopo dei Beyond che purtroppo hanno lasciato a desiderare, aprono con una bella performance e già stanno iniziando a scrivere la loro personale storia. Parlando di storia, siamo qui a scriverne un altro capitolo, perché Royal Never Give Up dal lato blu e Flying Oyster dal lato rosso, signori, inizia la draft. Rimozioni istantanee di Maokai e Sylas. Sylas, un grattacapo incredibile per chiunque debba affrontare Sua Maestà Xiao Hu, un giocatore che ha stravinto in due ruoli, non uno, top e mid. È tornato alla mid proprio in questa stagione 2022, ha concesso la propria corsia, che era allora la top, a niente po' di meno che Vin, che ha spaccato totalmente. Ora c'è Breed, che sta performando comunque all'altezza. È bastato Breed per un quarto posto in un campionato iper competitivo come la LPL, e questi RNG hanno già regolato il primo seed del CK, vi ricordiamo. Ma parliamo della draft, parliamo dei campioni. Volano anche Azir e Caitlyn, oltre a Maokai. Questa è una terna di campioni veramente onnipresenti nelle draft. Assolutamente super sì. Meta aderente la terna dei RNG in ban, un pochino più specifica quella che invece stanno andando a completare i CFO, con anche Aatrox Yumi assieme a Graves. Attenzione, perché Yumi è open. Alert, emergency meeting. Sì, perché mi è piaciuta molto la draft dei Royal in questo. Costringere con quei tre ban, per quanto meta aderenti, comunque a uomo con quella Zir, rimuovendolo dalle mani di Mission, obbligare i Flying Ghoster a dover scegliere tra Aatrox e Yumi. Questo è un way momento certificato, andare a prendersi in B1 addirittura Viego, voler impartire la legge della schermaglia sotto la lama del re in rovina per dare specialmente alle solo lane il turbo. Quando Way si aggiudica questi schermagliatori così aggressivi, Galeming giocano nel vuoto, nel vacuum, nel 2v2, poi sono Breed e Xiao Hu a decollare. Questo over quello di Heimerdinger. Non è Yumi, quello non è Yumi, signori. Dubito sarà il lock per i Flying Oyster, specialmente in R1. Ma come non R1? È Yumi con gli occhiali. In realtà, se ci metti di fianco Senna, in realtà continua a fare una buona duo lane Heimerdinger, ma secondo me è un counter quella lane, e quindi non la voglio vedere alla cieca, alla neutrale, mentre Tristana è un campione più Jack of all trade. Buona priorità di corsia, ottimo scaling sulla gittata, mobilità, resilienza ai controlli, in grado di sovrascrivere praticamente l'85% di ciò che l'orbe terraqueo offre in paralizzamenti sui campioni. E se la vai ad appaiare a Victor, ormai l'intenzione dei Flying Oyster diventa molto chiara. Si va per lo scaling, si va per il teamfight, si va per il controllo delle zone ristrette, delle zone degli obiettivi. Già un duo che ti dà un'intenzione di draft molto completa. Grande fan di Tristana. Il fatto che in sud-est asiatico si usi tantissimo questo pick, dalla VCS alla PCS, viene confermato anche per questi Worlds. Grande rispetto per il pick, che ha una fase di corsia molto pericolosa, si è affiancata a supporti da ingaggio. Cala abbastanza bene nel mid game, dove ha un momento un pochino di qualità stagnante, di forza stagnante, per poi riesplodere late al terzo oggetto, quarto oggetto, grazie anche al continuo aumentare della sua gittata. Con Lissandra stiamo avendo una configurazione molto simile a quella che hanno giocato i T1 nel game precedente, dove grazie ai reset prolunghi le tempistiche del fight, ottieni tanti cloni di ghiaccio di Lissandra, ottieni tante opportunità per Viego di possedere le anime degli avversari. Con Aphelios vai a trovare una gran bella bocca da fuoco per il danno sostenuto. Qui c'è sì l'enfasi sulle schermaglie nel mid game, ma è già presente per Gala un'assicurazione sul late con Aphelios. Continua l'over su Poppy nel frattempo, un campione che per quanto voglia mantenere intenzione di flex è quasi sicuramente già alloccato per la giungla di Gemini. Si entra adesso in seconda fase di rimozione con la draft dei CFO, che aveva bisogno di mettere frontline e di mettere spacing attorno ai loro due carry, e ormai deve andare in quella direzione, ormai deve andare semplicemente a complementare due fonti di danno che sono già più che sufficienti per tutta la partita. Dall'altro lato, Royal. Per Gala quella Felios è stato proprio la Felios con il quale ha aperto vittorioso questo group stage, e quindi si torna su qualcosa di stabile. Parlavi appunto della capacità di andare a giocare con i reset di Viego e Lissandra, quindi complementare anche la capacità di teamfight dei Flying Oyster grazie a quei due campioni, e si iniziano a bannare sinergie con i supporti. Di fianco a Tristana rimuovi Rell, di fianco da Felios rimuovi Thresh. C'è ancora Tommy K volendo per la corsia inferiore. E forse Thomas Krunker, come lo chiamiamo proprio io lui. E i miei amici. Proprio lui. Non so dove sia stato fuori, ma è il nome che gli appioppiamo nella mia cerchia. Tommaso Kencioni, dalle nostre parti, un bello, più bello. Italico nome per lui, ma non è stato bannato, è stata rimossa Renata Glask per evitare il 2v2.
E questo significa che Flying Oyster vogliono giocare con alta prio in corsia inferiore. E credo vogliono anche cercare la prio in top con l'R5 da quelle parti, perché il fatto di avere in poppy un campione supportivo e in Viego invece un tuttofare, un possibile invader, chiede un po' alle lane di essere pronte a supportare Poppy quando Wagy si fa sotto. Ragion sì. per cui credo proprio che vedremo l'R4 supportivo e l'R5 per la top. Niente okay. un po' di meno che Amumu come supporto da ingaggio per affiancare Tristana. Mi piace moltissimo. Di fianco a Viktor poi ha una grande fonte di amplificazione del danno magico all'interno del team. E quindi hai messo giù un Jack of all trade con quella Mumu, che però lascia ancora scoperta appunto la possibilità di gioco su un Tahm Kench anche da purificazione, volendo andare a mettere l'iperpeeling. E vediamo che armi decidono di utilizzare i Royal, perché Brit è un giocatore che gioca blind Fiora, quindi potrebbe tranquillamente lockarla adesso. E infatti Brit è di quei giocatori di cui devi rispettare Fiora: al buio, in reazione, in solo queue, quando va a fare colazione, quando sta caricando la lavastoviglie, quando sta dividendo i bianchi dai colorati. Anche perché con un fioretto è abbastanza facile dividerli, nel senso proprio fisico del termine. Scinderli, separarli atomicamente. Un over molto interessante, un lock molto interessante. Molto forte. L'addominevole supporto della corsia inferiore per Ming arriva a set. Gran counter di Amumu. Fresco di buff, tra l'altro, come il buon Eless ha commentato, già Seth vive di un momento in cui lo si può praticamente solo giocare in corsia inferiore. I buff che ha ricevuto sul rallentamento post e sul cooldown dei pugni nelle mani, se vado a memoria bene, sono tutti degli aiutini che galvanizzano questo set straordinariamente forte nel giocare su contro ingaggio. Quindi tutte le volte che Amumu chiude il gap, tutte le volte che Tristana cerca il rocket jump per chiudere le distanze, ult back in di set, facce sfasciate nel mucchio, e agevolo il gioco di AoE del mio team. E adesso arrivo a storcere il naso, perché lì dove la draft di Flying Oyster, così come le ostriche, stava volando abbastanza in alto, purtroppo diventa un pochettino frutti di mare sull'R5 più che qualcosa di volante, perché arriva Kennen. E normalmente tu vedi gittata contro Fiora, dici puoi tenere a bada Fiora, abilitare dive, ok? Bellissimo. D'altro lato hai appena visto Seth. Seth è un campione che crea tanti problemi a Kennen. Kennen va in, Seth lo porta out. E è molto difficile per Kennen cercare di bypassare Seth, cercare di bypassare Viego, cercare di bypassare Lissandra. È un campione che rende l'asticella della difficoltà d'esecuzione dei Flying Oyster 10 volte più alta di quanto lo fosse fino all'R4. In modo molto subdolo, perché ti sembra di star facendo qualcosa di molto semplice aggiungendo AoE all'AoE, però qualcuno farà fatica ad arrivare nel cuore della formazione nemica, e quel qualcuno sarà specialmente Kennen, perché se diamo per scontato che Amumu Primary Engage verrà riproiettato indietro prima che possa fare maledizione della mummia triste ad agevolare Kennen, a quel punto Kennen sta andando ad agire su una composizione che può girare le canne dei fucili d'assalto solo su di lui, e Kennen è un campione molto squishy, ha bisogno che qualcuno stia impegnando i cooldown degli avversari per buttarsi dentro. Nota inoltre sul counter da corsia inferiore, per chiudere un attimino il capitolo Seth adesso che entriamo sulla land degli evocatori. Seth non solo è un ottimo counter di Amumu per il semplice motivo che ha statistiche più alte e quindi vince il 2v2 di semplici numeri, ma è anche un ottimo counter di Tristana, perché con le facce sfasciate la può ricacciare in durante il salto razzo, una delle pochissime abilità di quel 5% dei controlli che Tristana effettivamente teme. E anche questo era un motivo per il quale era stato bannato Thresh, non solo per la sinergia con Aphelios, ma per il riposizionamento della spazzata. Effettivamente qui abbiamo davvero degli RNG che vanno a pescare nell'ambito del reattivo. Una cosa che apprezzo tantissimo del draft style delle squadre LPL, che sanno abbandonare i propri comfort per sì. quel qualcosa di nicchia ma che sa far male. Seth è il pick che incarna perfettamente questa definizione all'interno di questi 10 champion. Hard agree. E devo dire, sono se non altro contento di vedere una strada un pochino cauta per quel Kennen che va addirittura da grasp proprio a voler arrassare e rimanere in lane e giocare per il team fight. Non ha alcuna illusione il buon Rest di poter fare gioco di sideline con questa Fiora, gli è molto chiaro che la side è territorio di Breathe. Vediamo quanto e come riusciranno effettivamente i CFO a chiudersi nel gioco di 5v5 frontale, perché non credo che gli verrà concesso facilmente. Fiora, non appena gruppano gli avversari, mangia le torri, costringe rotazioni a tappare l'emorragia.
Intanto in corsia centrale già iniziano con i trade, due mid laner che si presentano però attorno a questi trade con un setup molto diverso. Per Mission le barre delle risorse sono ricaricabili e senza dover investire nient'altro che una pausa, quindi ok, ci fermiamo così ragazzi. Meno male, perché almeno abbiamo la possibilità di fare una fotografia alla partita e concentrarci di più sui setup, perché sono effettivamente interessanti. Abbiamo due tiratori da tempo letale e quindi si andrà a scalare da quella corsia inferiore quanto più all'infinito la mappa voglia concedere. Ma per Gemini abbiamo lo scatto fasico, nonostante siano Poppy non in matchup contro Trundle, e quindi uno scatto fasico che comunque vuole permettere a Poppy di riposizionarsi e di fare, come dicevamo prima, da fonte principale di spacing, perché un'altra cosa che Kennen top rende complicata da gestire è la singola frontline in quella Poppy. Sì, hai Amumu, ma sappiamo benissimo che Amumu è tanto una frontline quanto i suoi cooldown sono disponibili. E poi, per usare un termine a me molto caro, Viego può tranquillamente trandolare Poppy nella giungla, può inseguirla con la clava, che però è una lama del re in rovina, e giocare proprio quel playstyle. La clava del re in rovina, un'arma micidiale. E che può tranquillamente andare a boncare in testa la piccola Yordle, che come detto, più che incastrare un crowd control e venire via di face rush, non ha grossi strumenti per tutelarsi dal trade esteso di campioni belli appiccicosi, come appunto Trundle, ma come anche Viego. Quindi quello è, come dicevo dalla draft, uno dei matchup più importanti di questa partita, perché sono due identità di jungle molto differenti tra loro. Viego è uno schermagliatore, vuole prendersi dei fight, Poppy vuole invece fare semplicemente da third party nelle situazioni in cui si gioca già una skirmish, lei entra a mettere crowd control, sì. E se c'è danno da parte dei laner si chiude una kill e viene via una volta espresso il proprio kit. Quindi su quello secondo me dovranno fare molto la partita gli RNG, cercare di avere proprio una 4-1 nettissima con Fiora sempre solo sulla side, Viego a contribuire al gioco di 4 contro 4, e spesso potrà essere 4 contro 5 proprio per l'identità di Poppy. Se Poppy non sta sorprendendo, non sta facendo un pick off, a difese schierate per così dire, 4v5 dovrebbero potersela giocare gli RNG, salvo avvenimenti straordinari. Quindi resta davvero da ICFO giocare in quelle finestre di tempo in cui Fiora è sulla side, affondando il colpo, giocando la wombo combo con il setup di Curse of the Sad Mummy, di Maledizione della Mummia Triste, Tempesta elettromagnetica on top, Tempesta, tutte tempeste hanno, perdonatemi i nomi tradotti, sono sempre un problema quando ci sono di mezzo Kennen e Victor, insomma le tempeste di Victor e Kennen sopra la maledizione Mummia Triste sono quello che sognano di poter fare nel teamfight in CFO, se non sbaglio è tempesta elettrificante quella di Kennen. Se non sbaglio invece è un turbinio elettrificato. Turbinio elettrificante e tempesta del caos, quella del di Victor. Caos, quella me la ricordo. Turbinio elettrizzante, turbinio quello di Kennen, effettivamente, quindi abbiamo almeno la collocazione. È Slicing Maelstrom in inglese. Sì. Che più... Sì, tempesta affettante. Slicing Maelstrom. Immagina una tempesta di affettati invece. Che appese al soffitto che turbinano come dei ventilatori. Potrebbe diventare un'interessantissima skin leggendaria per Kennen. Kennen salumiere. Che lancia. Qual è il salume più simile ad uno shuriken? Che non ce ne sono tanti effettivamente del genere. Sono tutti generalmente longilinei. Immagino molto di più una Fiora salumiera, perché effettivamente il fioretto si amalga molto di più. Sì, potrebbe essere un po' anche il. Quelle spade con cui viene fatto tradizionalmente il kebab in Turchia, che spadano anche, il kebab anche. Cioè dallo spiedone. Bacon, mi viene in mente, cioè la croce di strisce di bacon, okay. Quella che metti sulle uova fritte al mattino. Sì, sì, mi hai convinto. Bacon okay. È forse l'unico che può resemblare un pochettino uno shuriken. Già pausa, devo dire. È già delirio, nel già senso. Delirio, già pausa, già, sì, sì. Questo scendendo. È veramente impietoso da parte di Riot. Metterci una pausa al penultimo game di una nottata è parecchio crudele. Sono anche un po' confuso da cosa possa aver richiesto una pausa così in fretta. Forse qualcosa nei trade, visto che Xiaohu era bello ciancato prima ancora che le wave arrivassero a connettere l'una con l'altra. Io, data la tarda ora, non viaggio neanche di processo mentale creativo, chiedo semplicemente alla nostra regia se ci Facciamolo. Sono aggiornamenti da Riot. Per adesso non abbiamo nulla e quindi ci limiteremo ad ammirare un pubblico che effettivamente sta iniziando anche a sentire un po' il peso della giornata. Chiaro. Effettivamente siamo sulle ultime due partite. Il punto è che, devo mettere, in questo Riot si è mossa abbastanza bene a livello di schedule, perché sì. Mi sto trovando a castare da play by play nelle ultime giornate, le ultime due partite della giornata, e sono sempre abbastanza dei banger.
Ieri la conclusione di giornata è stata veramente incredibile e oggi promette abbastanza di voler fare lo stesso. E come? Sono molto contento. Hanno, per far contento il pubblico coreano e cinese, che arriva a godere delle partite in orario abbastanza simile a quello dei propri campionati, qualche oretta prima, ma comunque i play day di LPL del CK sono nel loro tardo pomeriggio. Sì. Quindi arrivano ad essere subito dopo pranzo, assolutamente godibili per la community coreana e cinese, e arrivano ad essere anche una bella botta di defibrillatore per noi dall'Italia, che arriviamo a commentare quelle partite alle 3-4 del mattino. Ma... E sai, effettivamente me ne sono reso conto in quelle poche giornate di mondiali che non ho seguito da caster ma da spettatore, molto orgoglioso del nostro pubblico. Sì. Non mi sarei mai e poi mai aspettato certe numeriche in orari così tardi della notte, ma... cortesia anche di un mondiale che si fa seguire, che è uno spettacolo, devo ammettere che sta diventando un'esperienza piacevole. Tornando a parlare della partita, è vero che non c'è tanto da dire della partita, ma volevo aprire una parentesi dal punto di vista proprio matematico su quel grasp su Kennen. Perché, allora, le intenzioni del grasp, oltre ad avere appunto quel danno sulla propria salute massima, con la leggera sinergia anche con lo start di Lama di Doran, quindi con un oggetto che ti permette di avere AD e HP extra per arrassare meglio, comunque stiamo parlando di una runa che funziona male sui campioni da gittata. Sì, le statistiche sono ridotte di un 40%, e quindi stavo ragionando, qualora l'intenzione fosse proprio quella di continuare ad arrassare Fiora, dato che comunque il ramo della determinazione principale non ti dà potere offensivo, è un Kennen che avrebbe potuto lavorare addirittura con un piede lesto, è un Kennen che avrebbe potuto lavorare appunto con aerei, qualcosa che potesse o continuare a premere di più sull'identità di Arras o premere di più sull'identità difensiva. Quella presa dell'immortale, che parentesi è presente anche per Fiora, quindi comunque si scambia pari con il ramo della determinazione, dà di più a Fiora, perché il ramo della determinazione permette a Fiora di mitigare molto meglio l'Arras del campione da distanza che arriva sotto forma di danno continuo, e soprattutto prende il pieno valore da quelle rune. Infatti, essendo un campione melee, la giustificazione di quel grasp va trovata nelle runette, nelle rune più piccoline. Lì probabilmente c'è di mezzo addirittura una direzione il più tankosa possibile per Kennen, proprio perché in fight abbia tempo di tentare l'arrembaggio. Probabilmente c'è un overgrowth lì in mezzo, ci potrebbe essere anche il conditioning. Sono rune che tra l'altro non sono uscite benissimo dal percorso di ricalibrazione del gioco post durability patch, perché sono uscite veramente forti come rune, quindi nel tempo il ramo della determinazione ha subito qualche altro colpetto da parte di Riot in termini di bilanciamento, con qualche assist invece ricevuto dal ramo ad esempio rosso della domination, per avere un pochino più di danno e effettivamente vedere i campioni morire finalmente, visto che è bello vedere gli errori puniti, se non altro, molte volte. E qui sì, sicuramente per Rest c'è la volontà di avere un Kennen un pochino più permissivo, che può tentare più volte il riposizionamento, che non viene istantaneamente cancellato quando non ha ancora Zonia, per esempio. Quindi sì, vuole proprio provare a fare una sorta di frontliner ausiliario a Poppy e a Mumu qui. In ogni caso andiamo a scambiare sulla corsia centrale, dove nuovamente abbiamo Mission aggressivo su Shao, e la cosa che qui va sottolineata è che per Mission essere aggressivo significa guadagnare. Ha già finito però le cariche di Corrupting. Abbiamo quel primo attacco su di lui, cerca di utilizzare le sue barre delle risorse entrambe come risorsa aggressiva. Per lui perdere salute non importa finché può continuare ad accumulare i propri minion. In quel caso vai per lo schianto dell'ondata, vai per il reset e la tua pozione della corruzione si andrà a rimpinguare all'istante. Ecco qua un trade, ok, iniziamo a vedere un pochettino del potenziale offensivo di questa Fiora. È quello da cui si deve guardare Kennen. Questi accumuli e dive saranno il pane di Breathe e Way. Deve accettare Rest di non avere grossi strumenti per sfoltire questi accumuli, una delle grandi debolezze di Kennen. Dovrà giocare molto sotto la propria torre, più che in fase di Arras nei confronti di quella Fiora. Ed è lì che infatti sono d'accordo con l'aver abbandonato l'idea di un Aeri. Quello ok. Quello effettivamente ti dà una marcia in più nel cercare di tenere tutto sotto controllo. Non mi sarei forse aspettato di vedere Fiora in generale in una posizione così aggressiva di farm e posizione di ondata contro Kennen. È vero, Kennen deve ancora farmarla l'ondata, ma la priorità di corsia di Fiora sarà inevitabile da portare allo schianto dell'ondata sotto torre. Poi però mi ricordo che questa non è una Fiora, è la Fiora di Britto, quindi uno dei campioni che il giocatore conosce molto bene anche in questa tipologia di matchup. I due jungler vanno invece a scambiare nel frattempo sugli ergogranchi, abbiamo dei tentativi di profondità che dovrebbero essere spottati in caso arrivino da parte di Poppy, mentre Viego per adesso continua a viaggiare nelle ombre.
si fa strada nella giungla avversaria e niente, anche Gemini alla fine decide di indietreggiare prima di arrivare sotto visione nemica. Royal che vanno a generare 300-400 gold di vantaggio passivo in tutto questo? È vero che molto dipende dalla posizione delle ondate, ma intanto Botside, Gale e Ming stanno impostando un'ottima linea di congelamento difensivo. Congelamento tra tante virgolette, perché adesso come vediamo ci sono più minion, arriva la wave da cannone, ci sarà il bounce back e questo Shan cercherà di sfruttarlo dalla corsia inferiore. Non è facile sfruttare correttamente le linee di congelamento con Tristana. Il danno ad area sulla detonazione dei minion si fa purtroppo sentire nel rovinare spesso lo stato delle ondate. No, sei costretto praticamente a giocare nella metà campo nemica, essere pronto ad usare Rocket Jump difensivamente. Cerchi a un certo punto di sbriciolare la wave con la tua E quanto prima. E giustamente Wei stava già pattando verso bot, disposto ad aspettare il respawn dei campi nei cespugli. Purtroppo si è comunque fatta l'ora dei Krugs, andato a farmarli, però ancora è intenzionato a rimanere da quelle parti. Non ci fosse un lume dei CFO a scongiurare la sua incursione. L'hanno visto. Sì, adesso arrivano diversi ping, hanno spottato anche Shao, ma tra l'altro Shao sa benissimo di essere stato spottato. Qui non volevi semplicemente aggredire la duola in avversaria, volevi allontanarli dalla struttura. E questo arriva proprio per quel bounce back dell'ondata di cui parlavamo. Avere una wave così grossa, con tre campioni da danno fisico in corsia inferiore e Lissandra che si palesa per l'eventuale 4 contro 2, significa che i CFO vanno a perdere tantissimo su questo lato di mappa. E infatti anche dopo il reset dell'ondata rimane quella gold lead di 500-400 unità per i Royal dal nulla, dal semplice gioco passivo migliore rispetto ai loro avversari. Non ha punito, non ha potuto punire in alcun modo Mission la rotazione di Shaohu. Il wave state era stato sapientemente scelto da Shaohu per guadagnare un tempo di roam sulla bot senza perdere alcunché. Sono 3 CS, ne vale la pena per darti l'opportunità di divare bot. E Gemini cerca adesso di farsi vedere nei confronti di Wave, a piazzare visione all'uscita della giungla, vorrebbe intervenire sulla mid lane, ma di nuovo da parte di Shao c'è un gioco molto intelligente. Va a pushare, va a collassare l'ondata, va a resettare nuovamente anche in assenza di teletrasporti, rendendosi conto, come stavi sottolineando, dell'ancora incapacità di Victor di avere uno shove così aggressivo dell'ondata. Fiora sta continuando a premere tantissimo e benissimo su questa corsia superiore, Rest di teletrasporto e siamo già ad un pit stop di differenza a favore di Brit e Rest che solo adesso trova il livello 6 ma dentro ad una grossa ondata avversaria. Lo vorrebbe attraversare col fulmine globulare la wave per ripulirla, ma non può permettersi di farlo. Anche solo il trade breve di Fiora con auto Q auto e le due E porterebbe via 2/3 di vita a Kennen, che non sta assolutamente e giustamente costruendo oggetti da resistenze. Vuole semplicemente incedere verso quella cintura razzo per avere ancora più opzioni di playmaking quando si farà l'ora di teamfightare. Manca tanto però, manca tanto e bisogna mordere il freno, pazientare. Non è la lane di Kennen questa. Shao nel frattempo si mangia la tempesta del caos in corsia centrale e nonostante il cooldown sia importante da utilizzare come deterrente per il drago, questo potrebbe significare potenziali trade inferiore. Nevermind, Shao in stasi, arriva Ming dal fianco, le facce sfasciate non connettono, non c'è l'angolo, il primo sangue finisce nelle tasche di Poppy. Nel frattempo Gala comincia a smitragliare sui suoi avversari, arrivano i chakram, la prima kill per i Royal nelle tasche di Wei, adesso ci saranno i reset, la seconda finisce nelle tasche di Gala, è una doppia uccisione adesso per il tiratore, un 3-1, Wei in avanti con la Mumu rubato, arriva il primo bendaggio, arriverà anche il secondo, no! Le fauci spettrali connettono dalla distanza, Ming le facce sfasciate, i danni, i controlli, boom! E Ming ne raccoglie una! 4-1 per i Royal Never Give Up! Prima occasione di skirmishare nel River e chi vuoi che l'abbia vinta se non nel team con Diego? L'avevo appena detto, hai utilizzato la Suprema per allontanare Lissandra dal drago, hai preso il drago, non fightare! Basta, non puoi, non puoi fightare così! Hai usato una risorsa e sei contro un team che, a prescindere dalle risorse che hai usato e non usato, dovrebbe batterti su questo tipo di skirmish esteso. L'abbiamo visto in draft, abbiamo detto in draft, abbiamo sottolineato con 4 evidenziatori di colori diversi, non è per i CFO terreno di caccia questo early to mid game. Bisogna aspettare l'arrivo online di questa wombo combo da team fight, il più in là possibile, premere il grilletto, soprattutto farlo su Viego. Se Viego sopravvive a quella rotazione di Supreme, il fight rischi di perderlo quando hai svuotato il caricatore e Viego è ancora in possesso di tutti i suoi proiettili. Diego è in possesso di tutti i suoi proiettili e di tutti i proiettili dei suoi avversari, perché comunque l'azione l'ha portata avanti trasformandosi in una Mumu che aveva cortesemente ceduto la sua vita in apertura. E poi pugni nelle mani.
Sean, bravo a rimanere nella zona del danno puro, almeno no, seriamente vai a dare la kill al supporto invece che al tiratore, perché una Felios che esce 3-0-1. Abbiamo visto prima una Sivir chiudere il mitico al decimo minuto e abbiamo visto quella partita com'è finita. Hai scelto di che morte morire. Sì. Non tutti possono vantare questo lusso quando la situazione è così disperata. Si porta questo gagliardetto al petto il tiratore dei CFO. Che sia così disperata entro gli 8 minuti, perché quel fight è andato in scatafascio, è ciò che mi ha strappato una risata. Sì, perché mi trovi pienamente d'accordo. Non è il momento di premere il grilletto. Questo è un team, in realtà, come stile, come playstyle che ti propone. Molto il CK-esco, no? Devi chiuderti a riccio, aspettare di avere il cooldown up, giocare per il team fight, essere anche molto attendista. Attenzione al rest, arriva in avanti Shao, arrivano le supreme, arrivano perfetta i controlli, annichilito sul posto. Concatenazione perfetta a partire da un Entomb, una delle migliori spell di setup che esistano in League, motivo per cui è ancora così apprezzata Lissandrona, e arriva l'uccisione facile, veloce, indolore per Rest, uccisione che è andata nelle tasche di Breathe. Tu mi hai detto Lissandrona, mi hai ricordato Sandrone, quello delle assicurazioni della Jalappas, il tizio muscolosissimo che minacciava tutti finché non si assicuravano. Il garante alla sicurezza. Esatto. Sandrone. Sulla corsia inferiore ne approfitta Tristana per un momento di tranquillità, per fare quello che Tristana vuole fare, ovvero prendere placcature, ma le corrisponde immediatamente Britt sulla corsia superiore, che oltre ad aver preso la kill e tornare in base con 1700 gold da spendere, si sta portando molto in vantaggio su un Kennen, che invece sarà un Kennen da Grasp e Sagoma Landa. Ok. Oh, beh, in realtà... Attenzione a Shao, la tempesta del caos, arriva la Stasi e Victor raccoglierà l'ultimo tick. Ha raccolto anche con il danno bonus del primo attacco, che nel frattempo era tornato disponibile. Arriva Mumu, si porta in avanti con la Suprema. Okay, Vision. I danni su Wei sono tanti, ma è arrivato anche Gala. I danni della distanza da parte del tiratore. Il flash in avanti di Gala. Di Kerry. Arriva lo stordimento, arriva immediatamente la purificazione. Presenza ferrea, la Suprema di Poppy non connette. Rimuove solo qualche minion e si disinnesca l'azione in mid lane. Ma immaginati nei panni di Mission solo killare Shao Hu, letteralmente un Hall of Famer, e venir gankato da Gala un attimo dopo. Peccato Gala davvero, perché ha fatto una gran giocata Mission lì. 3-0-2 e con questo reset temo possa trattarsi di mitico per lui più scarpe. No, per fortuna è solo piccone per ora. Ok, piccone, per mancava fortuna. L'appello. Ha voluto effettivamente concludere i Berserker Greaves, quindi perde qualcosina sulla conclusione dell'oggetto mitico. Si muove veramente bene Mission, beneficia anche del danno in più del Corrupting, del First Strike, che arriva poi sull'uscita dalla Stasi. La Cage non fa nulla. C'è l'aiutino di quel First Strike per raccogliere anche qualche soldino in più per un soffio. Forse addirittura il proc di First Strike ha contribuito alla battuta. Mini schermo, si lancia in avanti Wave, Vendetta lacerante, cercano gli stordimenti, doppio flash, Ming le facce sfasciate, riesce a ricacciare indietro Mission Ming. E Mission ci saluta di nuovo. Seconda uccisione per il supporto dei Royal. È ovunque Ming, fa benissimo attivarsi sulla mappa. Questo è un set fortissimo in disengage, ma che quando può lanciarsi all'inseguimento dell'avversario e avvicinarlo agli alleati con le facce sfasciate facilita tantissimo i pick off per Viego. Sta infornando i campioni nemici, regalandoli a Viego, trasformandoli nel suo pasto. 1-0-6, 7 su 7 di kill participation per il jungler Wei. Senza considerare il piccolo preziosismo che abbiamo visto, l'angolo di evocazione del messaggero che ha impedito a Gemini di connettere sull'occhio e comunque ha portato l'animazione della canalizzazione della testata ad essere immediata, quindi evitando che ci fosse anche lo stordimento dell'obiettivo con la carica eroica, portandosi a casa le placcature, cannonata di cristallo, ma condividi con Gala che sta diventando enorme. Gala è già veramente nella stratosfera, siamo a pochissimo dal suo mitico. Ha conquistato Polveriera che si scalda, si porta in avanti Koala. Oh, Koala suprema su 4, molto bella. Pugni nelle mani, il danno puro non basterà a salvare Ming. Lo shutdown ai danni di Tristana. Adesso tutti a chiudere sul mid laner nemico. Wei si porta al sicuro, Shao fa altrettanto. Devono correre con la coda tra le gambe i Royal Never Give Up dopo aver perso il loro supporto. Non ideale ovviamente aver perso la vita del supporto, ma hanno con questo guadagnato un drago. Rallentato un pochino il ritmo dei CFO che vogliono assolutamente giocare true bot, non hanno l'opzione di giocare true top dovendosi interfacciare con una Fiora che è avanti per un'uccisione e un assist sul top laner alleato. Quindi sì, bisogna concentrarsi su questa bot, accelerare il ritmo il più possibile sui quattro draghi, ritardano questa roadmap, questo
questa lista della spesa agli avversari, gli RNG, ed è essenziale per loro perché arrivano ad avere ancora più tempo e risorse grazie a questo drago infernale raccolto per giocare in efficienza in 4-1 come questa draft gli comandava di fare. Qua qua ha trovato un bellissimo ingaggio, il più classico dei flash post lancio della benda per arrivare nel cuore della formazione nemica, premere il tasto della maledizione della mummia triste e agevolare il fight. Purtroppo non c'era immediatamente in follow up Rest, che era ancora sulla top a difendere dalla percussione di Brit. Mission inizia a danneggiarlo, Shao si trova Gemini di fianco, alla presenza ferrea, la testata all'indietro da parte di Poppy, ma niente di più. Shao non aveva la suprema ancora per qualche secondo, i tempi di ingaggio erano buoni da parte del duo dei CFO, ma non c'è stato abbastanza da parte loro. D'altronde anche loro avevano utilizzato le loro supreme in quello che era successo prima. Mitici arrivati per carry, per solo uno dei due jungler, il buon Wei, manca le top lane, c'è solamente l'Everfrost per Shao sulla mid, mentre ancora si fa attendere quella che dovrebbe essere una Liandry per Mission. No, in effetti va per Ludens, ok, devo dire che sì, mi convince, perché la formazione degli RNG è tutt'altro che tankosa, le bruciature non avrebbero pagato dividendi, molto meglio avere il burst secco di un Ludens contro questa composizione tutt'altro che tankosa. Sì, c'è set di problematico, ma non avresti risolto set con delle bruciature su un campione che ha rigenerazioni così elevate, più va basso di vita. Esatto, è quello il problema. La composizione dei Royal non solo non è avvezza a prendere tonnellate di resistenza magica, ma soprattutto ha così tanto sustain che quelle bruciature sarebbero completamente sprecate. Sì. Si gioca sulla mid lane con Gala che continua adesso l'opera di accumulo. I Royal non vanno per una canonica 1-2-1, cercano di tenere Wei e Shao in copertura del fianco. C'è visione finalmente, trovano Gemini. Stavo ragionando un attimino, prima si parlava tanto di scelte stilistiche con la nostra skin da 100 milioni di dollari, quella di Kennen Salumiere, ma mi sa che dobbiamo metterlo un attimino da parte perché i Royal vorrebbero aggredire quel Kennen, Salumiere o meno che sia. Abbiamo Brit che inizia a baitare dalla corsia, si innesca il tutto. Ecco, stavo pensando, quanto è crudele questa skin di Tristana? Squala viene aggredito, arriva la suprema, arriva quella Tristana, ma il pezzo Tristana dentro, no! Oh mio Dio, Ming! Controlli enormi su tutti! Veglia! I reset, un'altra vendetta lacerante! E questa è quasi una carneficina da parte dei Royal! I danni sul resto arrivano dal fianco, deve stare attento Kennen! Oh mio Dio, Ming, che cosa non ha fatto in questo fight? E cosa ha fatto Shark? Sexy. Criminale il suo rocket jump dentro alle facce sfasciate di Ming, che è ben contento di sacrificare la propria vita pur di trovarne 4 decisioni per il proprio team, forse 5? No. Non arriva, non c'era il mana per Aphelios per proccare quel Gravitum. Wow, vicini alla carneficina di RNG a 16 minuti, autostrada verso il messaggero per Wei che va a raccogliere indisturbato. E vediamo, soprattutto vorrei invitarvi a tenere gli occhi puntati su Shan che prova ad assistere Koala buttandosi dentro di Rocket Jump, eccolo lì! Pazzo Four matto! Man, pezzo forte, ma, Four Man, facce sfasciate! Four Man, Four pugni, man nelle pugni nelle mani, danno puro! Un sogno questa combinazione di Ming, e va benissimo così. E Ming... inoltre sta spendendo bene quello che sta guadagnando, perché abbiamo visto il suo inventario e c'era un tizzone di Bami in quell'inventario. Non sarà un set da quisquiglie supportive, è un set da stat grosse. Tizzone di Bami e abbiamo già i pantaloncini per portarsi verso la corazza dell'uomo morto. Quello è un set che ha quasi fatto top damage in quel teamfight, cortesia di quei pugni nelle mani. Wow. Quindi, very fast set coming at you at incredible high speed. Sì, turbo dashando attraverso lo spazio-tempo. Allora, abbiamo Gambale di Mercurio, Camp Tank Turbo, abbiamo la corazza dell'uomo morto, quello è praticamente un top laner tank che per sbaglio è finito in corsia inferiore. E ha le risorse di un top laner tank, praticamente. E visto. Farming set con Fasting Senna, ma non c'è Fasting Senna. Sì, qualcosina meno in termini di gol di Kennen, ma non troppo meno in realtà. E considerato che dalla parte giusta del Rift, ovvero dalla parte del team che sta dominando il Rift, potrebbe arrivare presto ad avere più gold tradotto in oggetti di quel Kennen. Quindi teniamo gli occhi aperti. Arriva anche la struttura in bot. È la seconda struttura raccolta dai Runner Give Up. Topside che barcolla, cioè quella torre esterna top che è ridotta avrà in macerie. Shannon lì, Brit cerca di disincentivare l'assedio, ma comunque non ha danno da dare ancora quella Fiora. Shan riesce a connettere su Shan comunque, quindi deve stare attenta quella Tristana a non farsi cogliere anche da una sfida mirabolante. Gala si prende il suo blu, quindi non concede neanche quello agli avversari. Brit ha preso anche un bel trade back, deve allontanarsi. La torre cade in topside. Giustamente Brit, per quanto formidabile nel duello, non può andare a prendersela con una Tristana che...
sembra sospettosamente aggressiva là sulla top. È il caso di ruotare sulla bot, lasciare che Wei prenda anche questo obiettivo in solitaria. È il secondo obiettivo che vediamo fare Wei totalmente da solo dopo il messaggero, e proiettare in avanti il piano gioco degli RNG. Adesso che stanno resettando, chiudo velocemente un discorso che avevo aperto per non lasciarlo nell'etere. La crudeltà di questa skin di Tristana. Chi ha potuto concepire un'arma che genera dei pinguini che hanno come unico scopo quello di detonare nel giro di pochi frammenti di secondo da lì in poi? Il proiettile dei Basic sono dei pinguini che esplodono. Sì, devo dire. È un portale che evoca dei pinguini, li inietta di nitroglicerina per detonare alla prima superficie d'impatto che trovano di fronte a loro. Devo dire, c'è. Sì, è abbastanza controverso come skin. È brutale! Non è farmi... metal da morire! Sono vulnerabile a quest'ora della notte, non farmi pensare a questi scenari catastrofici. Arriva anche la torre per Breed, l'ultima torre esterna ancora in piedi per i CFO. E sì, non... a livello di push in mappa, vedere che la composizione di RNG ha matchato, anzi superato in strutture raccolte i CFO, fa specie. Perché la composizione dei CFO doveva avere un ottimo siege, soprattutto grazie a Tristana che doveva avere una lane da dominatrice contro Aphelios e Set che dovevano giocarsela passivamente. Sì, però alcune cose sono andate maluccio su quella corsia inferiore. Una volta che le mani sono state proiettate sulle tastiere, e quelle di Gala e Ming si sono rivelate anche oggi particolarmente ben connesse al resto del corpo. Gala e Ming stanno giocando una partita splendida, specialmente Ming. Set, tra l'altro, in passato è sempre stato uno dei suoi campioni. Intanto punizione congelante, arriva lo stordimento di Wei. Tanti sono i danni su Koala, che decide però di reingaggiare e potrebbe pentirsene. Infatti decidono immediatamente di indietreggiare i CFO. Ciancato pesantemente Koala, non che sia richiesta la sua presenza nel breve termine per andare a teamfightare. Sono fasi in cui semplicemente gli RNG approfittano del proprio vantaggio per estendere la propria leadership nella mappa attraverso il controllo di visione nella giungla nemica, attraverso anche ora all'impiego del messaggero, il secondo raccolto, che potrebbe tradursi in torre interna bot. Difficile visto che ci sono 4 difensori, ora 5 con Koala che torna. È comunque una bella testata. Gala che viaggia sul bordo, arriva anche la veglia lunare per marchiare gli avversari, prendere quanti più chakram possibile. Vorrebbe entrare in modalità frullatore, continua con i suoi marchi, continua con i suoi chakram. È arrivata una quantità immensa di danno da parte di Aphelios da una gittata. Guarda lì quanto ne sta scaricando sugli avversari. Continua a fare DPS stabile Gala sugli avversari senza neanche far resettare i chakram. Si è staccato Breed che assedia anche la torre mid, fanno il 2-1 qui gli RNG. Tutto merito di Gala. Gala sta continuando! Non ha ancora perso i chakram dall'inizio dell'azione! Smezzata la torre mid in questi 4 secondi che Breed ha avuto per prendersela con la torre. È quello che vogliono fare gli RNG. Usare il quartetto per impegnare i CFO e concedere l'1-0 sulla side a Fiora, che a un certo punto non se la prenderà solo con la torre, ma anche con l'inibitore e possibilmente con le torri del Nexus. Non c'è alcun campione della lineup dei CFO che possa permettersi di duellare Fiora. Che novità. Quale campione nel roster dei campioni esistenti può duellare con successo Fiora? Pochi e con degli asterischi. Esatto. Wei obbliga mission al flash, ma comunque si lancia in avanti. Campo gravitazionale serve a poco. Viene ricacciato Shaolin indietro, ma ormai la supreme sono andate giù. Ming in mezzo al tipo avversario. Arrivano i pugni nelle mani. Arriva Kennen, bel turbinio, ma non basta. Non ci sono abbastanza danni da parte del Pikachu della topside dei Flying Oyster con quel sagoma landa. Spese non molto ben oculate da parte di Rest, e purtroppo Kennen, un giocatore, un campione che vorrebbe giocare ad alto budget, se quel budget è investito in questo modo, entra in tanto spettacolo ma poca sostanza. Ciao. E questi sono i risultati. I Royal ne escono con un altro teamfight in testa, ne escono con una torre in più, adesso quella interna sulla corsia centrale, portando a 5-2 le risorse strutturali, e nel frattempo, non soddisfatti, strozzano anche la giungla nemica. Chiaramente, se Kennen investe qualcosa nella sua durabilità all'interno del fight, sacrifica il danno grezzo della sua build tradizionale, quella da Rocket Belt, e avendo comunque troppi pochi HP a fronte dell'enorme danno che hanno gli RNG, non ha veramente guadagnato niente da questo build path alternativo. Ming. Si lanciano su di lui, Koala cerca sotto torre, pugni nelle mani, rischiano di estinguere il supporto avversario che alla fine cadrà per mano di Britt, peggio ancora direi. Non finisce comodo qui, più vital. Si lancia in avanti Wei, la campo gravitazionale di Victor cerca di salvare la situazione, lo scatti in avanti da parte di Gala. Guarda chi c'è? Abbiamo Shao sul fianco ed è la prima kill dell'azione. Sfida mirabolante, fanne anche un'altra. In realtà Britt non aveva trovata una prima, ma possiamo definire le due azioni separate con un bel follow up da parte dei Royal, che adesso ne chiudono un altro in fight a loro favore. Rest.
quel teleport lo devi spendere. Non stai giocando Kennen se non stai tippando dentro a quell'azione. Ora, non sono dentro alle voicecom, ma vedere un Kennen disinteressarsi di questa giocata con il TP up sottolinea come ci sia qualcosa che non va. Non è un Tryndamere, non è una Fiora che sta capitalizzando sulla pressione che il suo team sta esercitando sulla mid per split pushare. Anzi, Fiora sta teamfightando e Kennen sta splittando. È contrario di quello che dovrebbe straccare. Proprio sbagliato. Sì, forse ha un po' lasciato andare l'intera formazione dei CFO, anche a livello di comunicazione hanno taciuto durante quella debacle, non si sono parlati, hanno lasciato che il fight prendesse questa brutta piega. Qui Kennen deve stare già tippando sul lume che c'è lì nel fiume. Assolutamente. Ci sono diversi lumi da cui può arrivare. Quello dove adesso Ming, ad esempio, è un ottimo punto d'approdo per il teleport di Kennen. Adesso sarebbe perfetto perché adesso stanno andando in profondità e quindi hanno superato la linea di quello che sarebbe stato praticamente un fuorigioco tattico, se vogliamo considerarlo, con il teletrasporto di Kennen nell'equazione. Cosa che invece è diventata un massacro. Già, bisognerebbe davvero capire le intenzioni e quello che è stato detto in voicecom. Non lo sapremo mai, probabilmente. Ok, questa espressione è abbastanza eloquente. Il giocatore dei CFO se la ridacchia è abbastanza eloquente su quelle che sono le speranze, l'assenza di speranze, meglio dire, dei CFO su questo game. Si continua per adesso a premere all'interno della metà campo avversaria, i Royal, la manovra di strozzamento. È facile per loro continuare a rimuovere i campi della giungla nemica e nel frattempo vanno a disperdere anche visione profonda. Abbiamo Wei e Ming che stanno giocando un eccellente duo proxy nel circumnavigare costantemente Gala ed impedire che ci siano aggressioni nei confronti del tiratore dei Royal. Tiratore tra l'altro del quale sono molto curioso di vedere la barra del danno, perché in questa partita non ha mai smesso di premere destri ogni volta che gli avversari erano in range. Sembrava lui la torretta automatica. Ultima torre interna battuta con Breed che già sta prendendosela con quella in mid. E parte il gioco del gatto col topo. Il topo vorrebbe tanto essere gatto, non fatica a evadere l'inseguimento di Kennen questa Fiora. Topo elettrico. Topo che purtroppo sembra aver cercato una strada davvero difficile da percorrere con quella build. È una strada che avrebbe voluto portare Kennen a side laneare, ma è una build che mi sarei aspettato da un Kennen contro un Ornn, non contro una Fiora. Sono d'accordo, sì. Tipo di ramo che ha intrapreso a livello di rune lo ha un po' trascinato in questo bait clamoroso del voler giocare off tank Kennen, per dire, semplicemente per dividerlo dalla build Battle più tradizionale. Mage DPS. Battle Mage DPS Kennen anziché quello più tradizionale da cintura che fa danno abbondante, burstish e va a cercare fight brevi in cui poi disingaggia con la Zonia, ma non fa danno, non fa danno. Britt che addirittura si porta sotto torre a danneggiare Rest che deve immediatamente indietreggiare. Xiao Gale Ming invece corsia centrale, l'assedio prosegue, Gala si porta a casa la struttura, aiutato anche dall'ondata potenziata dalla mano del barone. Ming di fronte a tutti, non teme nessuno. Ha remato davvero contro con questa build all'ottima intenzione di Mission di andare per il burst, tra l'altro. È stato terribile vedere queste due build totalmente scollegarsi l'una dall'altra. Due inibitori scoperti, uno Britt, ovviamente andrà giù. Una singola Q è quella che vediamo mancare dalla barra degli HP di Shan. Due inibitori down, non ci sono obiettivi su cui ruotare, possono semplicemente riprendere il discorso sulla topside. Se ne vanno, anche felici i Royal, questo è stato un assedio totalmente incontestabile e quando vedi una composizione di questo tipo che in realtà vorrebbe giocare mappa, assediare così comodamente in una 3-2 partendo dalla mid lane e chiudendo sulla bot lane, capisci che la partita ha preso ormai una piega irrecuperabile. Gold lead che supera le 10.000, arrivata quasi a 12.000 unità, 11.700 se vogliamo andare sul pignolo spinto, ma voglio dire, siamo al 27esimo minuto, i Royal sono a soul point, hanno 11.500 gold di vantaggio medi negli ultimi minuti, 8-2 sulle torri, e se guardi come sono distribuiti gli inventari, possiamo fare lode a Shan di essere rimasto abbastanza alla pari di quella Felios in oggetti? Ma la facilità di proiezione del danno di Tristana non è neanche lontanamente paragonabile a quella che Gala sta portando avanti con Aphelios. Abbiamo visto quello che ha fatto prima con quell'assedio alla torre bot. Way ancora una volta rallenta Rest. Fauci spettrali connettono. Arrivano i danni, arriva l'annientatore divino, arrivano tutti gli aiuti dal fianco e Rest ci saluta molto in fretta. Non sustaina, non barsta gli avversari. Certo, è la partita compromessa, però l'esperimento, questa build un pochino mordekaiseriana che ha voluto costruire Rest su questo Kennen, non ha pagato dividendi. Breed sulla top e il resto del quartetto a tartassare le torri del Nexus.
Gala che va ad evitare grazie anche alla velocità di movimento del Severum. Le band di Amumu si riporta in zona franca, gigantesco lo scudo tra Severum e Bramasangue. Shao ha perso un po' di HP nel trade contro il resto, ma il vantaggio numerico parla da solo. Vediamo Ming e Wei ancora una volta proteggere il loro tiratore mentre Brit assedia la top insieme ad una grossa ondata. Gemini rimuove visione, Ming si tanca di faccia tutto il danno che può tankarsi insieme a Wei, che 4-0-11, che bel Diego ci ha presentato oggi. Ma si va ad ingaggiare il flash da parte di Koala, che viene ricacciato all'interno del team avversario. Istantaneamente barsato Ming, adesso si combatte in contropiede. Shan il salto in avanti, rischia subito all'indietro. Koala in mezzo al nemico, arriva l'inferno, ma arriva Wei con i reset. La prima kill viene portata a casa, quello è il corpo di Amumu. Le band ci sono, connetti in avanti ai danni del jungler avversario. Il sentiero glaciale di Lissandra in mezzo al team nemico. I cloni di ghiaccio. Wei e Lee insieme a Gala continuano a fare danni, vogliono ucciderli all'interno della loro stessa fontana. Impressionante la quantità di danno e controlli che i Royal proiettano sulla faccia dei loro avversari. E signore e signori, per i Royal Never Give Up questa sarà vittoria. Compiaciutissimo Shao. Dio, quanti tifosi per le squadre LPL al Madison Square Garden. Il boato sulla giocata di Shao Hu e Gala è stato da brividi, pelle d'oca. Meravigliosi questi Royal Never Give Up. Fuori di testa completamente. Sono sempre autori di queste partite così sorprendenti di volta in volta per dominanza. Non sembrano avere tempo di capire cosa sta succedendo ai loro avversari, che è troppo tardi. Hanno una sensibilità per quel tipo di aggressione. L'ha avuta in partenza Ming con le incursioni del suo set, e non appena Gala ha avuto un'unghia di risorse in più degli avversari, ha iniziato a flashare dentro, ad assedare 1v4, a dettare legge in side lane. È stato uno spettacolo ancora una volta. Sono veramente una squadra da rispettare, non come un quarto seed, ma come un seed cinese, perché il gap tra le quattro squadre cinesi è veramente nullo. Sono episodi, è una best of five che fa l'esito dell'essere primo seed o quarto seed alle volte. Questi RNG non hanno nulla da invidiare ai JDG, agli EDG o ai top. A nessuno, non hanno nulla da invidiare a nessuno, a conti fatti, considerando appunto che si sono portati a questo group stage infliggendo la prima sconfitta al primo seed del CK, e adesso con questa incredibile vittoria ai danni dei CFO, che fatta eccezione appunto per quel Kennen, che è stata la vera nota dissonante di tutta la sinfonia, hanno giocato anche una partita più che discreta, sì, specialmente della corsia inferiore, dove sì, Ming e Gala stavano prendendo così tante risorse che contestare un campione da scaling valido come Aphelios è un supporto... Oh. C'era una barra un po' sus. Oh. Credo sia quella di Gala. Sì, era assolutamente quella di Gala. C'era l'iconcina di Aphelios di fianco ed è stato... Che si intravede. La vediamo anche lì. Arriverà anche qui? Bella barra, signor. Complimenti. Gala. Gran bella barra. Solidissima. Dicono okay, che le dimensioni non contino, e sia come la usi quella barra. E... In questo caso entrambe. Eh sì. Una barra bella copiosa. Devo dire, la scena più impressionante è stata quella dell'assedio in botlane. È stato uno scempio. Sembrava di stare assistendo a... sembra quegli scenari in cui Xerath... Quella della torre interna bot, sì, no? Quando hai a che fare con quegli Xerath allucinanti che ti saltano fuori nei game scripting a platino, che non sai se stanno scriptando o se stanno dedicando la loro vita a respirare Xerath, montage di Xerath, che si prendono quelle licenze poetiche di assedare un 1v4, non missano uno skill shot, decimano il team nemico e prendono la torre. Ho avuto veramente quei vibes. Sembrava un mago fuso con una di carry, fuso con un essere ultraterreno, Gala. Sì, mi ha veramente impressionato quell'azione. Pazzesco. Perché è stato comunque un assedio che è durato non poco. E vedere che Aphelios non è mai entrato nel range della torre, ma è riuscito per tutto l'assedio a mantenere attivi i suoi chakram, quindi costantemente danneggiare con le sue abilità gli avversari, marchiandoli col Calibrum, investendo in apertura del trade, inoltre la suprema, in modo da avere in apertura quanti più Calibrum possibile e ad ogni marchio ulteriore danneggiare ulteriormente gli avversari. Ha smezzato quattro persone senza entrare quasi in range di visione di quelle quattro persone. Questo ci fa tornare ai vecchi tempi in cui Aphelios era ben lontano dall'essere anche solo lontanamente bilanciato. Adesso il campione non solo è molto bilanciato, ma ha anche un gatekeeping dato da un'abilità richiesta per pilotarlo così veramente alta. Cioè Aphelios fa queste cose quando è nelle mani d'oro di un giocatore come Gala, altrimenti rischia davvero di accartocciarsi come campione. Assolutamente. E Gala oggi ci ha sorpreso da tutti i punti di vista: esecuzione, positioning,
audacia e aggressività, perché vedere una Ferios flashare in mezzo al team nemico per una Q di un Infernum in late game, lo fai quando sai che puoi permetterti di farlo. Sempre piacevole da vedere quelle giocate super aggressive con Gale Force Flash in avanti, Infernum a mietere gli avversari. Devo dire, la draft di RNG ha dato questa tasca. Mi viene sempre in mente il football americano, quando crei la tasca per il tuo quarterback, sì, con i tuoi frontliner. E qui la tasca era bella spaziosa, perché si prendesse anche delle giocate iper aggressive. Gala non ha mai dubitato della presenza al suo fianco di Ming con le azioni di peeling della sua ulti su set. Era sempre puntuale anche Xiao Hu a bloccare l'avanzata degli avversari con l'entomb. Era molto sveglio Wei con le fauci spettrali incoccate, pronte a liberarsi su un root degli avversari. È stata una gran bella partita da parte di tutti gli RNG, e che è arrivata a seguito di una draft veramente illuminata. Non era una draft banale questa. Hai optato per Lissandra sulla mid in matchup contro Mago da scaling. Non è lo scenario in cui Lissandra viene come conseguenza naturale in mente ai coach. È più quando hai a che fare con Ario o LeBlanc che opti per Lissandra e Vex. O ma quando qua... hai Graves in giungla per dei setup, ma qui anche, jungler era molto indipendente da quel punto di vista. Parentesi a parte per Wei con Viego, comunque. B1 e ha dato tanta giustizia. 100% di key participation, credo, dall'inizio alla fine del game. Ha giocato un game da solo Q. Ha fatto export, è arrivato con l'account fresco dalla Cina, è stato messo a platino a grindare da zero e ha spaccato una partita di solo queue. È stato pazzesco. Hai visto ieri una cosa del genere all'interno appunto della solo queue, di quelli che sono gli account freschi che devono arrivare in Champions queue, e c'era una partita con Deft e Showmaker P1. Oh. Non è andata bene per chi stava affrontando Deft e Showmaker in P1. Suppongo di no. È stato veramente un gran bello show. Effettivamente Viego aveva perso qualcosina in termini di priorità, ma per fare da condottiero per queste composizioni con tanta volontà di skirmishare è ancora uno dei pick più allucinanti che League abbia da offrire. E dall'altro lato, torno comunque a tessere le lodi nella sconfitta a quello che hanno provato ad impostare i CFO. Non hanno avuto un atteggiamento prono al massacro, non hanno avuto un atteggiamento remissivo, hanno avuto semplicemente la volontà di continuare a provare fino alla fine, per quanto quella fine si stesse inesorabilmente avvicinando, perché guarda questi flank. Se non ci sono sconfitte peggiori da commentare di quelle in cui entrambe le squadre hanno draftato per proactive placings fino dall'early to mid game, quindi cercano proprio quelle composizioni a basso budget che da subito possono schermagliare. Eccolo, e smettono qui di farlo perché l'avversario va avanti. A questo punto reintegriamo le FF. Vogliamo vederle giocare le composizioni. Questa è stata questa è stata una scena pietosa. Gala ha visto la linea e l'ha tagliata, l'ha attraversata. Poco che potessero fare a quel punto i CFO, però sì, mi associo a quello che hai detto, riprendo un pochino il mio pensiero. Questa dei CFO resta una composizione che vuole giocare nel mid game con aggressività. Hai Victor che funge un po' da ipoteca anche sul late game, ma quello che vuoi fare da quando hai il livello 6 in avanti è sincronizzare le tue supreme e far accadere dei buoni fight. Non hanno smesso di provarci, non hanno lasciato che Aphelios avesse il game in mano, non hanno lasciato che Fiora diventasse l'unico campione a poter giocare side, lo è diventato, ma non ha avuto il tappeto rosso srotolato davanti. Davvero contento di vedere questi Flying Oyster comunque rappresentare un seed interessante per la PCS, una squadra che li ben rappresenta e che sta comunque mettendosi lì con un secondo posto provvisorio nel gruppo non facile, con il campione di messa in carica e il primo seed di LCK, esatto. Per il resto, signori, si parlava di LCK, abbiamo appena finito di vedere uno sfoggio di spettacolo da parte di questa LPL ed è arrivato il momento del clash tra queste due regioni. Abbiamo i D-Rex, abbiamo i TES, abbiamo l'ultima spettacolare partita di oggi, ma prima, come sempre, abbiamo una pausa. A tra poco.